tutti e bentornati sul mio canale. Volete un consiglio? E ve lo do. Signori miei, quando state in macchina abbassate l'aria condizionata perché vi distrugge. Vi distrugge. Signori miei, altra cosa importante, stiamo per partire in un mese decisivo, in un mese fondamentale fra calcio mercato, ripartenza delle scuole con la preparazione, giro, Tour de France, Formula 1 e mondiale femminile. Sembrava un'estate tranquilla, ma così non è. Ma prima di tutto, per essere informati di tutto, basta iscrivervi al canale, attivare la campanella, così quando esce un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, che lì ci sono tutte le novità. Signori miei, questa qualifica del Gran Premio d'Austria in casa della Red Bull per la Ferrari è stata positiva, perché ha preso un secondo e un terzo posto. Il primo posto è sempre suo, del cannibale Verstappen. Però abbiamo visto i meccanici Ferrari dispiaciuti, i meccanici Ferrari non tanto contenti, perché forse aspettavano di riuscire a fare la pole position, e questo è un segnale positivo, perché pensano che questa macchina ha del margine, questa macchina può essere competitiva. Speriamo, l'abbiamo visto in Canada e la stiamo vedendo pure qui, pure in questa piccola qualifica. Ricordiamo che domani ci sarà la gara sprint di pomeriggio e a mezzogiorno ci saranno le qualifiche per la pole position della gara sprint. Ma prima di tutto andiamo ad analizzare come sono andate le qualifiche di oggi. Nel culo sono uscite De Vries, Magnussen, Sergei, Guangzhou e Tsunoda. Come possiamo notare, Kevin Magnussen quest'anno forse sta sentendo troppo la competizione col compagno di squadra Nico Hülkenberg, perché almeno in qualifica il tedesco è sempre primo del danese. Poi, come ho sempre detto all'AS, che i punti non si fanno nel sabato ma i punti si fanno la domenica, e la domenica l'AS dovrebbe riuscire a portare almeno qualche macchina a punti. Invece nel Q2 a sorpresa sono usciti Sergio Perez, Bottas, Piastri, Ocon e Russell. L'uscita di Russell e Perez farà discutere, soprattutto Perez è la quarta volta in quattro Gran Premi consecutivi che non supera il Q2. Poi qui non è anche colpa sua, perché abbiamo visto come non è possibile che siamo nel 2023, vengono annullati giri, oggi sono stati annullati giri come cadono le mosche. Vedete come cadono le mosche quando uno cerca di uccidere le mosche? La stessa cosa oggi con i giri, perché tutti superavano la linea che non dovevano superare. Però siamo nel 2023, tu non puoi mettere una linea e il pilota mentre guida, oltre ad andare al top con la velocità, a controllare avversari e cose controllare con la linea, allora decide, metti lì la iaia e dici da quel punto non puoi andare, perché sai già che c'è la iaia e il pilota non andrà là. Però se tu metti la linea, oggi sinceramente Perez non meritava di uscire nel Q2, perché aveva fatto il giro lì. Perez non ha meritato di uscire nel Q1, però perché ha superato la linea. Poi ognuno può dire sì, però ha fatto quel giro, ha avuto un vantaggio usando quella linea, superando quella linea, cosa che altri pilota non hanno fatto. Su questo è anche vero. Allora io sto dicendo, mettiamo della iaia, così evitiamo tutto questo casino, lo evitiamo. Nel Q3 invece, come possiamo vedere, Albon con la Williams ottiene il decimo posto, Pierre Gasly con Alpine il nono, Hülkenberg l'ottavo con Haas, Alonso con Aston Martin settimo, Stroll sesto, Hamilton con Mercedes quinto, Norris con McLaren quarto, Sainz con Ferrari terzo, Leclerc secondo con Ferrari e Verstappen primo. Signori miei, oggi Verstappen è stato fantastico, oggi Verstappen è stato davvero meraviglioso. E c'è una cosa, una novità, è la stessa partenza dello scorso anno con Verstappen primo, Leclerc secondo e Sainz terzo. In questo momento la Ferrari può giocare anche di squadra, la Ferrari può fare una strategia abbastanza importante. Io non dico che la Ferrari possa vincere il Gran Premio d'Austria, non dico questo,
Però abbiamo questa possibilità, abbiamo due Ferrari contro una Red Bull in partenza, giochiamocela, facciamo una strategia, cerchiamo di mettere in difficoltà la Red Bull, che quest'anno la Red Bull, perché è stata così perfetta, penso io, perché io non penso che in questo momento, come siamo messi, non penso che la Red Bull sia così perfetta. Se la Red Bull era così perfetta, doveva avere pure Perez secondo. Perez è una vita che non è al secondo posto. Perez è una vita che non riesce a competere con gli altri per salire sul podio. E a ben 4 gare che Perez non sale sul podio. Se oggi noi avevamo un Max Verstappen normale, parlavamo di una Red Bull a livello degli altri. Però c'è un Max Verstappen super sonico, un Max Verstappen migliore degli altri. E oggi, anche oggi l'abbiamo visto. Leclerc, che ha sempre sofferto in queste qualifiche, il primo settore, ma nell'ultimo giro è stato perfetto. Nell'ultimo giro, secondo me, se è un'uscita dell'ultima curva, non scivolava un po' la macchina, poteva essere pole. Se vediamo l'ultimo giro fatto da Leclerc, quando è uscito dall'ultima curva, abbiamo visto un po' scodare la macchina, se non lì si poteva prendere la pole position. Però complimenti a Leclerc, complimenti a Sainz. Tanto domenica per la gara partiamo dietro una Red Bull. La Red Bull di Max Verstappen. Possiamo giocare in strategia? Sì. Possiamo competere per la vittoria? Questo non lo so. Poi sinceramente io in questo momento, oltre Max Verstappen, non vedo nessuno che può vincere. Poi se sei bravo, la strategia, ogni tanto può andare anche male qualcosa, la Red Bull è anche buono. Però domani è un'altra storia. Domani a mezzogiorno ci saranno le qualifiche della gara sprint e alle 4:30 ci sarà la gara sprint. Lì la gara sprint, lo sapete, è una cosa che a me non mi piace. Tu vuoi nominare una gara, perché per me la cosa più importante, scusate che ballo ogni tanto, la cosa più importante è la gara sprint. È qualcosa in più che hanno voluto mettere copiandolo la Superbike per dare un contentino ai tifosi. Però signori miei, oggi in televisione chi lavora, che era venerdì, chi lavora? Se io lavoravo oggi non mi potevo vedere le qualifiche. È una cosa bella? No, non è una cosa bella, non è una cosa bella. E poi dare poi ognuno può pensare come vuole. Domani vediamo, io penso che domani sarà ancora una volta pole per Verstappen e vincerà la gara sprint, perché tante gare non punteranno a vincere la gara sprint, che sì, come ho detto, è qualcosa buona, però non è qualcosa in più. La Ferrari si deve puntare tutto quanto a domenica, la Ferrari deve puntare tutto a vincere il Gran Premio di domenica, perché la gara sprint è una cosa a parte. La storia non si ricorda, nessuno si ricorderà della gara sprint, si ricorderà chi vincerà il Gran Premio d'Austria. E la Ferrari deve puntare a vincere il Gran Premio d'Austria. Signori miei, che dire? A proposito, io penso, primo Verstappen, secondo Leclerc, terzo Hamilton per la gara di domenica. Ho un mio pronostico, ditemi la vostra, ditemi i vostri tre primi posti e ci vediamo alla prossima. Ciao!